Buonasera a tutti, benvenuti a questo incontro dal titolo Dall'idea all'impresa. Il tema di questo incontro è la presentazione di un progetto che si chiama Imprenditore in Collegno, che poi vi illustreremo nel dettaglio, un progetto voluto dall'amministrazione collegnese in collaborazione con la città metropolitana di Torino e in particolare con il servizio MIP che verrà anche presentato in questo incontro. Lascio la parola subito al sindaco Francesco Casciano per un saluto. Buongiorno a tutti, bentrovati. Salutiamo qui diversi presenti e È vero, anche abbiamo gli visto. amici a casa. Qui abbiamo la nostra Presidente del Consiglio, Wanda Bernardini, delle persone che hanno fatto già con noi un pezzo di strada e hanno creato la loro impresa, il mondo dell'artigianato, il mondo del commercio. Ecco, bentrovati in questo luogo e grazie per condividere con noi un percorso, perché in fondo quando a qualcuno viene in mente un'idea si mette in cammino ed è un cammino che cambia sia la persona a cui viene l'idea, ma anche la comunità, perché le attività imprenditoriali sono una ricchezza del territorio e rendono anche e cambiano le nostre città, i nostri luoghi. Quindi noi come Collegno abbiamo anche un ruolo, diciamo così, di responsabilità, perché siamo in Piemonte, dopo Torino, la città che ha il più alto rapporto tra imprese e abitanti. Quindi capite che almeno a livello piemontese, boh, sembra che qui, diciamo dal 1600, perché più o meno lì risale la data dove si sono insediate qui delle protoindustrie, ecco, quindi è stato ritenuto un luogo interessante dove sviluppare le proprie idee imprenditoriali. Alcune hanno avuto un grandissimo successo anche nazionale e internazionale. Ancora oggi abbiamo delle società nate qui che sono leader mondiali di prodotti e di servizi, e quindi è un terreno fertile, però per tenere questo terreno fertile occorre lavorare la terra, quindi metterci del proprio, e qui abbiamo, attraverso questa collaborazione interistituzionale, perché oltre a noi c'è la città metropolitana che sovrintende a questi indirizzi, a questo supporto, a questo accompagnamento, ecco, insieme si riesce a fare squadra e si riescono a proporre dei percorsi, ritorniamo al percorso, dei cammini che possono, devo dire, nella nostra esperienza, in diversi casi, appunto, a fare tanta strada e anche a trasformare le vite delle persone e le vite delle nostre città. Ecco, quindi noi sappiamo che è un momento delicato questo, perché si salda una congiuntura economica difficile, che diciamo nel nostro territorio ha fatto sì che l'economia piemontese si modificasse, passasse un po' da quella one company town, Fiat, quindi un mondo estremamente concentrato su alcune funzioni produttive, e invece c'è stato tutto il tempo della diversificazione, che però, come dire, aveva ancora bisogno di un po' di assetti nuovi, e si è saldata un po' con questa crisi pandemica, e quindi siamo in un momento dove le amministrazioni pubbliche e quelli che hanno risorse e anche quelli che hanno a cuore il territorio devono impegnarsi per far nascere nuove vocazioni, e questa è la nostra missione. Quindi mettiamoci insieme, mettiamo a fattor comune le nostre risorse, le nostre competenze, perché appunto si possa di nuovo rendere fertile questa terra che ha prodotto grande storia, ma come a noi piace dire, le cose più belle le dobbiamo ancora vedere. Tanti auguri e buon lavoro. Grazie. Passo la parola al vice sindaco e assessore al lavoro Antonio Garruto che presenterà anche, inizierà a illustrare il bando. Grazie a tutti, buonasera, bentrovati a questo appuntamento che ormai è diventato uno degli appuntamenti del nostro ufficio politiche attive del lavoro. Io devo ringraziare per
davvero per il grande contributo in questi anni anche di idee, di progetti e delle possibilità che abbiamo attivate con il nostro ufficio politiche del lavoro. Ecco, un ringraziamento davvero, davvero a tutti quanti loro per tutto quello che stiamo facendo in questi anni, al grande rapporto di collaborazione con la città metropolitana, con cui collaboriamo in questo percorso importante. Il servizio Mettersi in Proprio fornisce un supporto importante, qualificato, per costruire ovviamente in modo consapevole dei percorsi di imprese e di autoimpiego. Questo rappresenta un elemento secondo me importante. Noi abbiamo pubblicato il bando imprenditori in collegno, quindi la sessione rivolta agli anni 2021-22, il bando scade il 25 di novembre, viaggia accompagnato anche ad altre misure della città metropolitana che poi saranno presentate dalla dottoressa Tessa Zaramella, che è qui presente con noi. Ringrazio ovviamente per la presenza anche la presidente del consiglio comunale Wanda Bernardini, Gino De Lia consigliere comunale, le associazioni di categoria presenti, ASCOM, CNA, quindi davvero una grande rete che lavora ovviamente a produrre idee utili allo sviluppo d'impresa. Saluto anche Alessia Lenci, che è una giovane imprenditrice che ha partecipato ad una sessione precedente di imprenditori in collegno e quindi ha realizzato la propria attività, il proprio sogno di impresa, e che ci porterà la sua esperienza nell'utilizzo di questi strumenti, che comunque a Collegno hanno portato dei risultati importanti. Vado così a memoria: circa dal 2016 ad oggi sono oltre 20 le attività partite in fase di start-up, a cui vanno aggiunte ovviamente quelle di questa sessione, che speriamo ci possano essere. Il lavoro che facciamo con queste iniziative, soprattutto anche volte a fare un'attività di animazione economica e quindi far conoscere che esistono nella nostra città queste opportunità, far conoscere che esistono anche delle opportunità che offre città metropolitana su questo, e questo lavoro sinergico porta risultati importanti. Ecco, è un bando che ha visto le più variegate attività venire fuori in questi anni, quindi siamo contenti anche che la percentuale di riuscita sia abbastanza alta, e questo fa ben pensare. Voglio evidenziare in questo contesto un elemento che è importante: l'aver realizzato questo bando imprenditori in collegno, che dà un piccolo premio a chi insedia la propria attività nella nostra città di 7.000 euro, e l'averlo legato comunque ad un percorso strutturato come quello del MIP, vuol dare proprio un messaggio particolare alle persone, nel senso è dare a queste persone uno strumento ulteriore che le aiuti nel costruire in modo consapevole il proprio percorso d'impresa. Quindi fare un lavoro con gli esperti del MIP, costruire il proprio business plan, avere la validazione del business plan è un elemento fondamentale per entrare nel progetto imprenditori in collegno. Abbiamo fatto questa scelta volutamente proprio per dare alle persone che vogliono avviare un'attività, come dicevo, uno strumento ulteriore che gli servisse a verificare che la propria idea d'impresa fosse fattibile. Ecco anche il titolo: dall'idea all'impresa nasce proprio da questo. Quindi un progetto importante che continuiamo a portare avanti e che deve costruire secondo me sinergie ulteriori. Abbiamo lanciato anche quest'idea della rete tra attività del progetto imprenditori in collegno, ma anche di coloro che hanno aderito ovviamente al percorso del MIP. È una rete importante che può costruire anche qui le giuste sinergie. Tutti i dettagli del bando ovviamente li trovate all'interno, sul sito del nostro comune. Poi la dottoressa Schivica fornirà ulteriori dettagli specifici sulle modalità di partecipazione, che, come dicevo, una data fissa, il 25 novembre, è la scadenza di questa sessione, quindi invito ovviamente tutti coloro che sono interessati a chiedere informazioni all'ufficio lavoro per avere tutte le indicazioni rispetto alle progettualità da presentare. Quindi continuiamo in questo percorso per continuare a dare opportunità importanti alla nostra città di crescita del proprio tessuto economico. Ecco, questo aiuta la città, aiuta la voglia anche di fare impresa. Concludo dicendo questo: come ufficio politiche del lavoro abbiamo strutturato i nostri progetti su due versanti: da un lato sostenere chi cerca un lavoro dipendente, e dall'altro lato però consentire quest'ulteriore gamba per coloro che il lavoro vogliono crearselo da sé con percorsi di autoimpiego. In questo abbiamo cercato di far diventare il nostro sistema delle politiche del lavoro un sistema strutturato e che dà un aiuto concreto ai cittadini che vogliono sviluppare le proprie idee nella nostra città. Grazie a tutti. Grazie.
alcune informazioni così tecniche sul bando imprenditori in collegno come coordinatrice dell'ufficio politiche del lavoro. Poi trovate, come ha detto appunto l'assessore Garruto, trovate tutte le informazioni sul sito. E nella slide ci sono alcune informazioni. Come è stato detto, è un bando per chi ha già un'idea imprenditoriale in mente. Bisogna già essere portatori di un'idea che può essere ancora solo agli albori e deve essere sviluppata, oppure magari è già in una fase più avanzata, diciamo, di elaborazione. Quali sono i requisiti per partecipare appunto e presentare istanza per questo bando? Avere un'età compresa fra i 18 e i 60 anni, come vedete lì, almeno il presentatore della domanda, non avere già, non essere titolare già di un'attività di impresa nello stesso settore. Non è indispensabile, necessario essere residenti, cittadini collegnesi, ma quello che invece è assolutamente indispensabile è che l'idea imprenditoriale si vada poi a concretizzare e a localizzare sul territorio collegnese. Quest'anno sul bando abbiamo esplicitato in modo dettagliato appunto quali possono essere le diverse situazioni, nel senso che si può aderire al bando sia se si è collegnesi, sia se invece si è residenti sul territorio della città metropolitana ma non collegnesi. Ci sono alcune differenze rispetto anche a come verrà, alle tempistiche di erogazione del premio, e anche una differenza legata alla sede, cioè il collegnese può avere una sede operativa o anche la sede legale sul territorio collegnese. Chi non è residente a Collegno, chiediamo proprio che ci sia una sede operativa o luogo di esercizio, quindi dove viene svolta l'attività, deve essere sul territorio collegnese. Naturalmente tutto ciò, come dire, è, sarà nel progetto del futuro imprenditore, perché non chiediamo già necessariamente di aver individuato il locale piuttosto che di essere appunto in una fase così avanzata di elaborazione del progetto. Non si può, appunto già detto, non può presentare domanda a chi naturalmente è già titolare o socio di un'attività nello stesso settore. Naturalmente tutto il bando lo ritrovate nel sito. Io scorro anche la slide. Ecco, le fasi del progetto sono importanti secondo me anche per chi sta appunto elaborando un'idea, magari è già arrivata una certa fase di validazione addirittura anche del bando. Cerchiamo un po' di capire come funziona. Il 25 di novembre è il termine proprio per la presentazione delle domande. Da lì poi ci sono delle altre fasi, nel senso che ci sarà l'istruttoria naturalmente delle domande, e entro il 12 di marzo 2022 noi andremo a pubblicare la graduatoria dei progetti che vengono ritenuti idonei e che verranno poi trasmessi al servizio MIPE della città metropolitana, perché la premessa è questa: noi chiediamo a chi ha un'idea imprenditoriale di impegnarsi a costituirla sul territorio collegnese, ma soprattutto di impegnarsi a fare un percorso con il servizio MIPE, questo non per, cioè proprio per garanzia vostra, di chi ha l'idea, che possiate avere tutto il tempo e gli strumenti per valutare bene l'idea che avete in mente e per capire se poi può essere un'idea che ha gambe e che non rimane soltanto un sogno. Quindi entro il 12 marzo noi necessariamente arriveremo a pubblicare la graduatoria. È importante saperlo perché noi chiediamo, fino a quel momento diciamo bisogna conservare i requisiti di accesso al bando, ossia fino a quel momento l'attività non deve essere avviata, cioè dovete avere un'idea imprenditoriale, potete anche aver già validato questa idea tramite il supporto del MIP. Negli anni abbiamo avuto diverse situazioni di progetti che poi sono stati ritenuti idonei. Alcuni, ad esempio, ancora non sapevano neanche, non avevano fatto nessun incontro con il MIP, hanno avuto bisogno di accompagnamento per arrivarci. Altri invece erano in una fase molto più avanzata, perché come scoprirete leggendo il bando, non viene valutato quanto voi siete già pronti ad avviare o meno, ma viene valutata appunto l'idea in base a una serie di criteri che poi vengono esplicitati. Quindi fino alla data di pubblicazione della graduatoria però bisogna mantenere quei requisiti, non aver già avviato, noi facciamo delle verifiche su questo. Ci sono poi delle fasi che noi esplicitiamo nel bando, che vedete qui,
E quelle fasi riguardano chi già è stato valutato idoneo, ci sarà la commissione, si riunirà per arrivare poi alla pubblicazione della graduatoria, e quindi solo i progetti, le cinque idee, solitamente sono cinque le idee imprenditoriali che ricevono questo premio alla persona che potenzialmente potranno ricevere il premio alla persona di 7.000 euro, le idee ritenute idonee, e quindi gli imprenditori coinvolti dovranno stare attenti poi a quelle date, ossia dovranno impegnarsi a validare, a portare in validazione e completare il proprio business plan entro la data che vedete lì del 30 settembre 2022, e entro l'11 di novembre dovranno poi avviare. In questo caso questi sono i termini massimi, quindi se io ho già validato va bene anche, se io risulto idoneo e voglio poi avviare, sono pronto ad avviare prima di quella data, va bene lo stesso. Questi sono i termini ultimi, e naturalmente a quei termini corrisponde anche, non solo sono il termine per la validazione tramite il servizio MIP e l'avvio dell'attività, ma anche la comunicazione che dovete fare a noi, all'ufficio politiche del lavoro, nei modi che poi nel caso vi illustreremo, di essere arrivati a raggiungere questi obiettivi, no? Sono degli step, dei passaggi. Questo è importante anche saperlo prima, perché ci è capitato che magari qualcuno chiamasse dicendo: ma io però voglio avviare entro quest'anno, o avvierò a gennaio dell'anno prossimo. La tempistica del bando è questo, quindi poi voi, diciamo, regolatevi. E poi l'altra cosa importante da sapere, senza entrare però poi troppo nel dettaglio, e appunto vi accennavo che è previsto questo premio alla persona, come si va poi a valutare, naturalmente ogni anno arrivano più richieste, non sappiamo quante richieste potranno arrivare, si riunirà una commissione per valutare queste richieste, e ci sono dei criteri che vengono, in base ai quali poi viene attribuito un punteggio. Una parte di punteggio è attribuito per il target, cioè intendiamo se l'idea è presentata da un giovane, da una persona disoccupata, e poi anche relativamente al fatto se prevedete di avere dei soci. Nel bando appunto avete tutto il dettaglio. Poi c'è una grossa parte che arriva fino a 80, può arrivare fino a un massimo di 80 punti, che riguarda la qualità del progetto, la qualità dell'idea, l'originalità, la fattibilità, se è un'idea innovativa, le competenze delle persone che presentano queste idee al proprio curriculum, diciamo, rispetto a quello che poi intendono avviare, la sostenibilità ambientale, che è un tema ormai importante, e anche la ricaduta sul territorio, per questo anche il fatto che ci sia una visibilità, un qualcosa sul territorio inteso come comune di Collegno. Le idee quindi che raggiungono almeno un punteggio per la qualità rientrano in una graduatoria, e le prime cinque idee in graduatoria sono quelle che noi consideriamo idonee e che appunto potenzialmente possono ricevere questo premio, ma lo riceveranno se arriveranno a compiere quei passaggi che ci siamo detti: validazione. Poi c'è un'altra differenza tra residenti e non residenti, questo è un premio appunto alla persona e all'idea che porta. Per i residenti anche già la fase di validazione, il primo step, prevede già l'erogazione di una parte del premio, invece per i non residenti bisogna arrivare alla fine, all'avvio. Questo a grandi linee è appunto il funzionamento un po' di questo bando, sono le note più tecniche. Naturalmente tutto questo, io il consiglio che vi do, se siete interessati naturalmente, di andare a scaricare tutto il materiale informativo sul sito, di leggere assolutamente attentamente il bando. Trovate, come vedete qui sul sito del Comune di Collegno, nell'area tematica lavoro, nella sezione dell'area tematica lavoro progetto imprenditori in Collegno, avete modo di scaricare il bando, versione completa, la domanda. Nella domanda vedrete che noi chiediamo, oltre ai dati così della persona, ma chiediamo già di descrivere il progetto seguendo alcuni punti, seguendo una traccia a cui bisogna attenersi. Questa traccia richiama già quello che poi sarà
il lavoro che avete già fatto o farete con il servizio MIP, che poi vi verrà illustrato, perché appunto il senso è questo, da quello che anche abbiamo visto un po' degli anni, non partecipare tanto per partecipare. Noi appunto, il nostro ufficio si occupa di politiche del lavoro, di progetti per le persone in cerca di occupazione, quello che cerchiamo di passare è questo, che è importante davvero avere un proprio progetto, un proprio obiettivo professionale, un progetto che sia coerente e poi in base quello che si sceglie di fare appunto deve essere coerente rispetto all'obiettivo che mi do. Non per tutti l'idea di diventare imprenditori magari può essere una buona idea, per alcuni sì, per altri no, ma l'importante è essere consapevoli anche della scelta che si fa, calcolare bene le risorse che si hanno a disposizione, non solo economiche, quello che serve per raggiungere quell'obiettivo. Per questo, quindi, non dire, come a volte mi capita, magari, ma c'è questo bando, il premio sembra abbastanza interessante, ma sì, inventiamo qualcosa, ecco, assolutamente no, ma perché questo non sarebbe vantaggioso assolutamente per voi, perché l'idea deve stare in piedi. Per questo che noi fin dall'inizio, quando è nato il progetto, l'abbiamo sempre portato avanti in stretta collaborazione con la città metropolitana di Torino, il servizio MIP, perché loro sono assolutamente esperti nell'aiutarvi e sostenervi in questa riflessione per capire se il progetto sta in piedi. Per quanto riguarda noi, assolutamente ai riferimenti che vedete lì potete contattarci via mail, telefonarci, venire a sportello avvisandoci, perché naturalmente siamo ancora in una fase in cui lo sportello prendete appuntamento, però siamo assolutamente a disposizione, io che sono Miriam Schirripa, la coordinatrice dell'ufficio, ma anche le colleghe che chi è qui ha visto all'ingresso e che ringrazio, che collaborano in ogni organizzazione di questi eventi, e anche per chi ci segue e che ascolta questo intervento, noi siamo assolutamente a disposizione, quindi leggete il bando e poi se volete fatevi sentire e ricordatevi le scadenze. Detto questo, io facciamo una seconda fase di questo incontro, dove direi che lasciamo spazio anche fisicamente a Tessa Zaranella, coordinatrice del servizio MIP per la città metropolitana di Torino, che ringrazio, e poi anche a una nuova imprenditrice che ha provato sia il MIP che il progetto imprenditori, una nostra vincitrice. Vi lascio spazio e parola. Buongiorno a tutti, sono Tessa Zaranella, lavoro per la città metropolitana di Torino, in particolare per il servizio MIP e mettersi in proprio, e collaboriamo da veramente tanto tempo con il comune di Collegno. Poi sembra sempre che ce la cantiamo e ce la suoniamo tra di noi, quindi la faccio breve, però effettivamente è una collaborazione che ha funzionato molto bene, e forse nei prossimi anni sarebbe anche bello tra i dati presentare quelli delle imprese collegnesi che hanno preso il premio e vedere quante sono ancora attive. E io vado così a spanne, però di chiusure, come dire, note, che mi sono note, non ce ne sono molte. Di quelli che hanno preso il premio, alcuni ovviamente hanno chiuso, però la sostenibilità nel tempo è una sostenibilità che secondo me ha dato dei buoni risultati. Dico questo per un motivo, perché quando vengono presentati i bandi pubblici e quando si presenta anche il programma MIP, molto spesso da parte dei potenziali fruitori c'è una qualche certa, non dico insofferenza, però tutti questi paletti, le date da rispettare, gli aspetti formali, il business plan validato, dover fare un percorso di consulenza,
viene visto come un aggravio e quindi come diciamo una polpetta, non dico avvelenata, però ecco qualcosa che viene messo lungo il percorso e poi se riesci a scansare tutti i vari ostacoli che ti mettono sulla tua strada, finalmente arriverai ad ottenere il premio. Ecco, no, non è così. In realtà tutti questi paletti che vengono messi da parte del Comune di Collegno, ma come anche da parte del programma MIP, non sono fatti per far inciampare l'aspirante imprenditore. Sono fatti per aiutarlo a capire che è meglio ragionare prima di avviare che non avviare e poi inciampare da soli successivamente. Perché se io inciampo quando non ho ancora investito e quando non ho ancora banalmente tirato su la serranda, ho un determinato tipo di conseguenze. Se invece inciampo quando ho un bel mutuo acceso con la banca, ho assunto magari anche un collaboratore, ho dato fondo ai risparmi di famiglia, i problemi sono altri. Poi ovviamente non è così per tutti, però la logica della consapevolezza di questo percorso preventivo è fatta proprio in questa direzione, quindi non per essere un ostacolo, un aggravio per l'imprenditore, ma essere un aiuto. È chiaramente un aggravio, perché è tanto più semplice fare una bella comunicazione in Camera di Commercio, una comunicazione unica domani mattina con cui avvio la mia attività, che non invece fare un percorso con un tutor MIP che mi obbliga a, come dire, a ragionare sul mio progetto, che mi obbliga a cercare delle informazioni. Ma queste cose poi alla fine tendenzialmente pagano, ed è per questo che dicevo all'inizio che tante delle imprese MIP che ancora oggi sopravvivono e che hanno fatto il percorso, hanno preso il premio del bando di Collegno, sono la dimostrazione che questa attività comunque serve, porta frutto. È anche vero che, e questo è un ragionamento generale, che oggi come oggi la sopravvivenza delle imprese, in più con quello che è avvenuto con la pandemia, tende a ridursi, quindi quelli che cominciavano ad avviare il loro negozio, il modello della panetteria anni 50, lo portavano avanti fino a quando avevano 80 anni, è un modello che tendenzialmente non è più lo stesso. Ma questo non significa che avviare un'impresa, stare in piedi per 3, 5, 10 anni non sia una cosa che apporta comunque dei risultati e dà dei contributi importanti allo sviluppo del territorio. Noi siamo assolutamente convinti che lo sviluppo, la creazione di imprese e lo sviluppo di impresa siano comunque la chiave di volta della vitalità del sistema economico. Quindi la creazione dell'impresa è comunque di per sé un risultato positivo, ma lo è ancora di più nel momento in cui questa impresa effettivamente riesce a creare un valore aggiunto per il territorio. Valore aggiunto che non è solo in termini di generazione di PIL, ma è anche in termini soprattutto di generazione di posti di lavoro, di ricadute positive in termini di, tra virgolette, indotto, quindi di quello che si crea sul territorio. Fatta la paternale, vi dico solo quelli che sono, diciamo, le principali caratteristiche del MIP. Poi di MIP in realtà si potrebbe parlare molto a lungo perché è un servizio molto articolato, però vi do le indicazioni così, quelle iniziali, che servono principalmente per il bando, anche per affacciarsi poi al bando, perché effettivamente l'accesso a MIP è poi propedeutico all'ottenimento anche del contributo. Quindi tutte le informazioni relative al programma MIP le trovate sul nostro sito, che è appunto www.mettersiinproprio.it, che è quello che vedete proiettato alle mie spalle, che se riesco vi faccio scorrere leggermente, in cui avrete, qui c'è una, diciamo, una sintesi di quello che è il nostro percorso. Noi prevediamo un incontro iniziale obbligatorio che viene fatto online a piccoli gruppi ed è l'unico incontro che viene fatto per piccoli gruppi. Da lì in avanti tutto il percorso è un percorso consulenziale di tipo individuale, nel senso che è fatto esclusivamente sulle necessità dell'aspirante imprenditore, tagliato proprio sulle sue esigenze, sullo sviluppo della sua idea di impresa. L'incontro iniziale è appunto un piccolo incontro in cui vengono presentati i requisiti di ammissibilità a MIP e in cui vengono anche date le prime indicazioni di che cosa significa mettersi in proprio. Successivamente a questo incontro, che si prenota sempre dal nostro sito, c'è una sezione che si chiama Partecipa a MIP, la vedete, scusate, ritorno su
si riesce a prenotare direttamente il proprio incontro selezionando dal menu a tendina, molto banalmente, l'area in cui volete andare, vi compare un elenco di date e di incontri. Come vedete il calendario è piuttosto fitto. Si seleziona una data, si partecipa all'incontro, che appunto è un incontro che viene erogato online, quindi ricevete sostanzialmente un link. Fatto questo passaggio, si passa invece alla fase poi, per coloro che sono interessati chiaramente, che sono in possesso dei requisiti di ammissibilità, si passa alla parte vera e propria del percorso. Nella parte vera e propria del percorso l'aspirante imprenditore ha a disposizione una dote, cioè un monte di ore, fino a 45 ore, per lo sviluppo della sua idea imprenditoriale. Ha, in estrema sintesi, a disposizione un tutor, che è la sua figura di riferimento, con il quale approfondirà tutti gli aspetti di fattibilità tecnica, economica, amministrativa, finanziaria dell'idea di impresa. Al termine di queste ore, che appunto sono fino a un massimo di 45, possono anche essere meno, dipende ovviamente dal grado di maturità dell'idea imprenditoriale, al termine di queste ore si arriva alla definizione di un business plan o di un piano di attività. MIP segue anche le attività di lavoro autonomo che invece non sono agevolate dal bando di imprenditori in convegno, però facendolo semplicemente sul business plan, appunto, l'aspirante imprenditore arriva a definire il business plan della propria idea di impresa e questo business plan va in validazione. Cosa significa? Significa che degli occhi esterni che non vi hanno mai visto, che non sanno chi siete, che non hanno idea di che cosa volete fare, prendono asetticamente il business plan, lo leggono da cima a fondo e valutano la fattibilità di quell'idea imprenditoriale all'interno di un comitato di valutazione. A che cosa serve questa validazione? Serve ad avere un riscontro ulteriore rispetto a quella che è l'idea di impresa. Quindi un riscontro di chi non ha nessun interesse a che voi avviate o che non avviate. È una valutazione terza, il più possibile imparziale, proprio perché chi valuta il business plan non ha alcun coinvolgimento nella vostra idea. Spesso l'imprenditore si innamora della, ed è giusto che sia così, si innamora della propria idea, per cui è assolutamente convinto che funzionerà. Il tutor ha già il compito di, portargli un pochino i piedi per terra e dirgli: ma sei proprio sicuro? Di instillargli una serie di dubbi per farlo ragionare, non per bloccare sul nascere le aspirazioni dell'imprenditore. Ma anche il tutor poi tendenzialmente o tende ad innamorarsi del progetto anche lui, o comunque è legato allo sviluppo del progetto stesso, perché lo segue per fino a 45 ore. La validazione quindi è un momento terzo che costituisce la parte finale di quello che dicevano prima sia il sindaco che l'assessore Garruto, di un percorso. Il percorso si intende appunto concluso con la validazione del business plan e da questo momento in avanti l'utente appunto ha la possibilità di avviare la propria impresa. Il requisito fondamentale per l'accesso al MIP è proprio quello di non essere già imprenditori attivi nello stesso settore per cui si segue il servizio consulenziale. E il requisito è quello di non avviare l'attività fino a quando non viene validato il business plan. Quindi devo dire che il bando di convegno e il programma MIP si sono proprio coordinati in modo tale da avere dei requisiti di ammissibilità e anche una possibilità di affiancare i percorsi sia come tempistica sia come requisiti di massima, quindi c'è abbastanza perfetta corrispondenza tra i due. Chiusa questa parte, ci sono poi ancora due misure legate al programma MIP, che sono la misura 2 con grande fantasia e la misura 3. La misura 2 è un supporto consulenziale post costituzione, significa che avete ancora a disposizione il vostro tutor e i consulenti specialistici per 20 ore nei 12 mesi successivi a quando cominciate il tutoraggio stesso. Quindi avete ancora la possibilità di qualcuno che vi affianchi. Perché vi affianca il tutor ancora? Perché anzitutto per verificare che l'andamento dell'attività sia un pochino quello che era stato previsto nel business plan, valutare assieme eventuali spostamenti, capire come intervenire. E poi anche perché vi può aiutare nel presentare eventuali domande di agevolazione a valere sui bandi pubblici. Quindi, ad esempio, la
compilazione della domanda per il bando imprenditore in collegno, quella dovete farla ovviamente prima di aver costituito, però altre leggi di agevolazione, il tutor vi può comunque seguire e dare una mano. In particolare c'è la cosiddetta misura 3, che è una misura di agevolazione riservata agli utenti MIP che concludono la misura 1 e la misura 2 e hanno quindi diritto a un contributo forfettario, quindi non legato alle spese che vengono sostenute, che è modulato a seconda del tipo di impresa che si avvia. Il contributo è pari a 2.000 euro per chi avvia un'attività di lavoro autonomo, 3.000 euro per chi avvia una ditta individuale e 5.000 euro per chi avvia una società, con requisiti specifici. In particolare il requisito più importante è quello di essere disoccupati al momento dell'avvio dell'attività. Dico solo ancora due parole sull'altra misura che invece gestiamo come città metropolitana, che quindi tecnicamente è slegata dal programma MIP, anche se si richiama e si appoggia sul programma MIP, che è MIP al top. Nell'ambito del cosiddetto bando periferie, che è un bando nazionale voluto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per rivitalizzare aree che sono state indicate come periferiche, quindi con problemi di integrazione anche delle periferie, sono stati previsti degli interventi straordinari di riqualificazione, quindi interventi economici. Tra questi interventi è stato candidato appunto il progetto MIP al top, che prevede la possibilità di erogare dei contributi alle imprese che nascono nel territorio di alcuni comuni aderenti. Tra questi comuni c'è anche il comune di Collegno. Quindi chi avvia un'attività nel comune di Collegno può e che la avvia anche qui seguendo il percorso di MIP, può richiedere poi il contributo di MIP al top, un contributo che è di 5.000 euro per ciascuna attività, di cui una parte dedicata agli investimenti, una parte dedicata invece alle spese di promozione, maggiorabili fino a 7.000 euro per quei progetti che hanno una ricaduta di innovazione sociale, e il bando MIP al top è cumulabile sia con la misura 3 sia con il bando di Collegno. Quindi questo è un ulteriore elemento che può andare ad aggiungersi all'avvio dell'impresa. Io mi fermerei qui perché credo che la cosa più interessante in realtà sia poi quello che raccontano gli imprenditori veri, perché noi facciamo una serie di attività in cui crediamo, ma il riscontro migliore lo danno poi sempre gli imprenditori, perché sono quelli che, per virgolette, sono le nostre cavie, quindi testano i nostri servizi e le nostre procedure e che poi possono dire più degli altri se serve a qualcosa tutto questo o meno. Quindi io vi ringrazio. Grazie. E sono la titolare di Luce Campina Vinicola Urbana, che è una piccola realtà di produzione di vino che si trova in città Collegno. E quest'anno finalmente, dopo varie peripezie, tendenzialmente in doppi lungaggini burocratiche, ma poi ovviamente anche rallentamenti dovuti alla pandemia, sono riuscita ad avviare l'attività, sono operativa da maggio. Il mio progetto imprenditoriale è un progetto che è stato lungamente pensato, cioè io ho cominciato a militarlo dal 2016, ma forse anche da prima, e ho cominciato in forma hobbistica a produrre vino appoggiandomi a degli amici produttori, però appunto era un hobby. Soltanto più di recente, negli ultimi anni, per una serie di motivazioni, sono giunta alla determinazione di volermi fare un lavoro e ho avuto anche questa idea di farmi una cantina mia, avendo disponibilità a casa mia fondamentalmente dei locali che erano utilizzati, che potevano essere aggiunti appunto a un laboratorio di produzione. E quindi piano piano questa idea ha preso forma. Quello che mancava era il come poi effettivamente realizzare poi questo progetto imprenditoriale. E quindi per la realizzazione del progetto devo dire che è stato estremamente importante e in un caso proprio decisivo il fatto di partecipare sia al bando imprenditore in collegno
che contestualmente è il percorso MIT. Inizialmente non sapevo dal percorso MIT, non sapevo diciamo, inizialmente che cosa aspettarmi, l'ho preso appunto come un, era un prerequisito per poter fare domanda di bando di collegio fondamentalmente. E poi però devo dire che è stata una bella sorpresa perché appunto partecipandovi effettivamente è quello che mi ha dato secondo me l'input, lo spinto per effettivamente realizzare quello che volevo fare. Cioè io ovviamente l'idea c'era già, sapevo quello che volevo fare, gli obiettivi che volevo raggiungere, mi serviva però di mettere insieme un po' tutti i pezzi, quello che si fa poi dopo nella prima fase diciamo, del percorso MIP. Il progetto imprenditoriale viene scandagliato in tutte le sue varie fasi, quindi si analizzano le varie, la fattibilità, la sostenibilità, il tutor diciamo, a volte fa un po' il ruolo diciamo così, dell'avvocato del diavolo, insomma, che un po' ti mette di fronte anche alle debolezze, diciamo, alle criticità proprio del progetto, però insomma, poi alla fine si arriva diciamo, alla stesura del business plan. E quindi insomma da questo punto di vista sicuramente è stata un'esperienza positiva. Anche l'altra cosa positiva è quella di poter usufruire delle consulenze, che ovviamente non sono in molti casi risolutive, cioè non è che si fa la consulenza con un esperto e cioè a quel punto diciamo il problema è risolto, cioè, però ecco, quantomeno si hanno delle delucidazioni, insomma si capisce quello che si deve fare, insomma quali sono praticamente gli step diciamo, da seguire per risolvere eventualmente dei problemi, per svolgere determinati adempimenti. E per quanto riguarda il bando imprenditore in collegio, ovviamente diciamo, c'è anche diciamo, l'aspetto del premio, che sicuramente è qualcosa di gratificante, anche lì ovviamente non è, come ben sappiamo, qualcosa diciamo, di risolutivo, però nel mio caso è stato sicuramente una bella boccata di ossigeno per partire. Ecco. Quindi io adesso con piacere sto facendo la seconda parte parte diciamo, del tutoraggio, con la stessa appunto che mi ha seguito nella prima fase, quindi mi sono trovata benissimo, la signora Giovanna Grasso, e appunto facendo appunto, la seconda parte ho potuto fare domanda sia per la misura 3, non so ancora come sarà l'esito, però sia per la misura 3 che per il PALTOP, che come appunto ci appena detto la dottoressa Granella. Sono delle opportunità sicuramente interessanti da non perdere. E quindi questa è la risposta. Grazie. Penso che questo intervento appunto ha messo in modo pratico, ha riassunto un po' tutto quello che abbiamo cercato di trasmettervi. Non so se ci sono alcune domande, altrimenti appunto vi rimandiamo, come è stato detto, ai siti per raccogliere le informazioni e ai nostri uffici che sono assolutamente disponibili. E ringraziamo tutti voi per aver partecipato. Grazie.